vediamo la faccia della terra adornarsi di animali terrestri. E l'uomo, fatto a tua immagine e somiglianza, dotato di ragione e di intelletto, collocato sopra tutti gli animali privi di ragione. Queste cose vediamo, una per una buone e tutte molto buone. E Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicate, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Alcune opere nostre, certamente per tuo dono, possono essere buone, ma non eterne. Eppure dopo di esse speriamo di riposare nella tua grandiosa santità. Tu però, bene a cui non manca alcun bene, riposi eternamente, poiché tu stesso sei il tuo riposo. La comprensione di questa verità, quale uomo potrà darla a un uomo? Quale angelo a un angelo? Quale angelo a un uomo? Chiediamo a te, cerchiamo in te, bussiamo da te. Così, soltanto così riceveremo, così troveremo.